Volevo introdurre il direttore Giordano che guida un periodico ancora con una sua particolarità rispetto all'Espresso, perché è un settimanale che esce con un quotidiano e che possiamo dire da sempre, dal suo primo numero, è diventato soprattutto in certi momenti un vero traino del quotidiano. Persino noi della carta stampata spesso cerchiamo di far uscire i nostri pezzi più belli il venerdì. Questo è molto gentile. Il venerdì non è questa l'unica caratteristica gara, la caratteristica più rilevante rispetto alle cose che ha detto Daniela è che noi chiudiamo la settimana prima di quando esce, quindi tutti quei problemi che lei ha esposto all'Espresso, il fatto di diventare vecchi, eccetera, non ci riguarda, non siamo vecchi. Però questo è abbastanza interessante perché ha fatto sì che col tempo, secondo me, sia diventato un esperimento che ha alcune caratteristiche del futuro. Perché noi pensiamo il venerdì con una tipologia di storie, di argomenti che sono nell'aria dal punto di vista dell'attualità, ma non sono aggredibili, diciamo, quasi da nessuno. Per cui andiamo piuttosto tranquilli. Io ho avuto un grande direttore, devo dire, di venire alla Repubblica, che si chiama Gian Ziccone, che mi ha insegnato una cosa che mi è rimasta impressa tutta la vita, cioè mi ha detto: guarda che le notizie non sono solo le cose che succedono, le notizie sono tutto quello che tu racconti che la gente non sa. In un mondo in cui adesso, che è molto cambiato, diciamo, dove l'apparato generale della comunicazione si è arricchito non solo per internet, come si dice che è un gigantesco algoritmo, per i giornali, ma c'è internet, in realtà i giornali sono spaesati, perché c'è internet, ci sono 800.000 televisioni, per cui è chiaro che l'attualità bruciante delle notizie per lo più è perduta, anche nei quotidiani, no? È perduta, però questo richiede un riassetto generale dell'idea del giornale di carta, o anche non di carta, se questo si trasferirà, comunque del giornale che ha una struttura di giornale. Quindi questa cosa secondo me non è ancora stata risolta, ma non è stata risolta in realtà per tutto il mondo. Allora, il venerdì, che concludo, è sperimentale, perché si occupa di argomenti di cui non si occupa quasi nessuno, o comunque si occupa degli stessi argomenti in un modo che tenta di essere alternativo, il che non è affatto facile, non lo dico perché per fortuna io ho una relazione di persone molto intelligenti con cui mi confronto in continuazione. Tu trovi un barco, l'abbiamo trovato, non vi dico quale, che è molto interessante e che si può approfondire, cioè questa cosa per me è faticosissima, perché però usciamo una volta alla settimana, se lo possiamo fare. Questo non so se quella domanda era questa, come fa a funzionarci. Funziona obiettivamente, perché noi vediamo nel giorno che la Repubblica vende più, ci vende molto di più, e quindi